Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo secondo match di questo prima semifinale del Dream Open di Bucarest. Abbiamo sempre i nostri due contendenti, Impact, che si trova attualmente sull'1-0 dopo una splendida vittoria sul proprio avversario, ovvero Jadong, nel primo match, vittoria ottenuta all-inando nei primi 10 minuti, distruggendo l'espansione avversaria. A quel punto si è espanso a sua volta e ha preso un vantaggio economico che si è concretizzato alla fine con un numero superiore di blatte che hanno semplicemente asfaltato l'esercito avversario. La mappa è, se ricordo bene, Frost. I nostri contendenti sono in cross position, quindi nelle posizioni più lontane, quelle scoutabili con più difficoltà, in quanto, come potete vedere, gli Overlord vengono mandati uno di qua e uno di qua. Stessa cosa fa Jadong, quindi no, Jadong decide di mandare un Overlord subito in cross position, quindi forse Jadong avrà delle informazioni sullo scout, sulla base avversaria prima del proprio avversario. Nel frattempo Jadong decide di aprire di 15 pozza, cosa che è un po' più sicura in questa mappa rispetto a quella precedente, perché la mappa è a 4 spawn, è grande e è improbabile che l'avversario oligni. Improbabile ma non impossibile, l'ho provato su pelle. Diversa la tattica per Impact, che va di 15 pozza, poi 15 espansione, una tattica un pochino più difensiva, forse per difendere il vantaggio. Jadong che butta giù immediatamente un estrattore assieme alla pozza, quindi con apertura probabilmente a fast speedling per poter andare a pressare immediatamente l'avversario qualora lo si scouti. Arriva Jadong, non vede biostato in questa zona e quindi l'avversario non è qui. Come potete vedere, già arrivando a vedere in questa zona si vede il biostrato. Fatevi la proiezione sull'altra base, qui doveva già esserci del biostrato. Vediamo primi 6 Zergling di Impact che decidono di prendere e dirigersi verso la posizione di Jadong, pare. Sì, vanno verso la posizione di Jadong, vediamo se magari cambierà rotta vedendo questo Overlord uscire dal di qua. Oppure no? Nel frattempo speed per i Ling in arrivo per Jadong che comincia a saturare la sua seconda base non ancora completata da parte di Impact, completata in questo momento, scende la regina, arriva intanto la terza regina per Impact per cominciare anche a espandere il biostrato. Zergling di Impact che entrano in base a Jadong, ma sono solo 6, ci sono 4 Zergling ad attenderli la regina in questo momento e tutti i droni, quindi questi Zergling sono costretti a tornare indietro. Altri Zergling sotto la rampa, Jadong riesce a bloccare dentro la propria base questi Zergling, e a questo punto questi Zergling probabilmente ci saluteranno. Si avvicina la regina, e questi Zergling molto probabilmente non torneranno a casa. Attenzione, abbiamo 4 regine, no, 3 regine per quanto riguarda Impact, che si sta concentrando parecchio sul biostrato con due regine, come se fossi in una. Non in uno ZVZ. Il biostrato negli ZVZ va fatto. Si dice che vada fatto il minimo indispensabile perché dà vantaggio anche all'avversario. Doppia camera evolutiva più le due regine per avere un muro solido qui. Un imparatore fatto dietro, ottima la difesa da parte di Impact che butta giù i primi gas in questo momento, quindi decide di rinunciare alla speed per Ling nei primi momenti della partita, ma di recuperare in questo momento. Andiamo a vedere, nel frattempo Jadong decide di passare a Tana, vediamo cosa si inventerà, butta giù anche un secondo, un terzo, un quarto gas, quattro gas presi quando si fa il passaggio a Tana sono un indice di Mutalisk, vediamo se verranno saturati tutti subito, ma immagino di sì se questo è quello che vuole fare. Immediatamente addirittura 4 lavoratori, poi uno è stato dirottato da altre parti, altri gas presi in questa zona, vediamo cosa sanno l'uno dell'altro. Jadong è riuscito a passare in questo momento con questi Zergling in base di Impact, quindi Jadong sa tutto, sa che non. Forse lo vedrà in questo momento, c'è cioè il passaggio vivaio in questo momento per Impact, si sì, vede in questo momento il passaggio a vivaio. Ha visto probabilmente due gas qui, questo qua è un terzo gas. Terzo gas che viene confermata la presenza delle blatte da questa colonia in costruzione, quindi tre Vespeni, la quantità giusta per fare gas, oversaturata con farina mineraria, probabilmente per poi saturare questo gas. Vediamo
Mentre vediamo che Jadong comincia a fare il coreano, butta giù la terza base, comincia a esercitare la macro che è proprio degli Zerg, oversaturata un po' questa linea mineraria per poter poi saturare velocemente la terza base, pinnacolo in arrivo, quindi le mutalische, mutaling per Jadong, mentre di qua abbiamo un Ling Blatte, non c'è Nidorey Bening, vero? No. Abbiamo Ling Blatte, Ling Blatte che in teoria se vi sono tante Blatte e poche mutalische potrebbero fare dei discreti danni queste Blatte, invece parecchie mutalische e poche Blatte le muta riescono a buttare giù le Blatte in tempo utile per poter poi attaccare anche in base. Terza base per Impact, presa nella posizione più scoperta, qui c'è un imparatore lasciato incautamente fuori dal grip, arrivano questi Zergling per forzare l'annullamento ad Impact, e probabilmente sarà così Impact costretto ad annullare l'espansione e a ributtarla giù. Ci sono un sacco di macchioline blu per la mappa. Jadon ha mandato Zergling ovunque, prime 8 mutalische che sono in arrivo in questo momento. Arriva anche la nonna, rimanda indietro gli Zergling. Jadon nel frattempo sta arrivando il push da parte di Impact, sono tutti Zergling per ora. Tutti i Zergling che arrivano sulla terza espansione già costruita da parte di Jadon però stava aspettando il proprio avversario con i propri Zergling, ma ho l'impressione che anche questa terza espansione andrà giù, con la differenza che qui i minerali verranno persi. Arrivano le mutalische da parte di Jadon, vede le muta Impact, vediamo come reagirà. L'espansione di Jadon non cade, attenzione! Grande vantaggio in questo momento per Jadon, che ha un'espansione in più rispetto al proprio avversario, potrebbe immediatamente saturarla nei gas per avere poter tirare fuori tutte le mutalische che vuole. Mutalische subito mandate dall'altra parte della mappa. Qui abbiamo quattro regine e anche le prime blatte. Lanciaspore che scendono immediatamente per Impact. Ricordo che il lanciaspore fa 45 di danno contro i biologici, quindi è la difesa aerea ideale contro le mutalische. Tre colpi e va giù una mutalisca. Nel frattempo, con Jadon in questo momento con queste mutalische ha un controllo della mappa veramente pauroso. Qua abbiamo questo gruppo di Ling che si è parcheggiato in questa zona, non si sa bene perché. La terza base di Jadon che viene immediatamente saturata. Quarta base costruita vicino, macro hatchery per Jadon. E quinta base in arrivo, quindi proprio una macro ineccepibile per Jadon, che ha già saturato nei minerali la sua seconda base, mentre Impact sta ancora cercando di saturarla. Zergling che smangiucchino Zergling, vincono gli Zergling blu. E gli Zergling rossi se ne vanno in un bagno di sangue. Vediamo che Impact prova a rispondere alle mutalische con gli Infestor, che stanno arrivando che arriveranno tra poco, appena la ricerca delle ghiandole patogene sarà attorno al 75%, si potranno mettere in produzione gli Infestor in modo che i primi Infestor escano non appena è completata la ricerca delle ghiandole patogene. Più 2 all'attacco in arrivo per Impact, più 2 all'attacco a distanza, in arrivo anche per Jadon, il quale ha buttato giù anche la propria colonia delle Blatte. Ma con una macro che adesso sta su tre basi, più le larve del macro hatchery e una quarta base che si sta rendendo operativa in quanto la main ha ancora minerali, sta veramente saturando la quarta base. La Jadon sta saturando anche la quarta base per avere un surplus di minerali ineccepibili. In effetti come supply siamo attualmente 40 supply sopra l'avversario. Ecco qua le mutalische che proveranno a fare danni passano su questo lanciaspore, sono costrette a tornare indietro. Vedete, una mutalisca è esplosa sotto i colpi del lanciaspore. Il lanciaspore è presente anche in questa zona. Mutalische che provano a passare, si concentrano subito sulla fossa di infestazione. No, vanno a picchiare sugli overlord. Ci sono le regine qui vicino. Ottima la micro delle mutalische. C'è l'anto delle idralische in arrivo. Parte un fungal, solo vengono prese 4 muta. Fungal ripetuti per tenere ferme le muta, 4 muta intrappolate e spappolate lentamente da queste regine, che ricordo che prendono il potenziamento da parte dei danni a distanza. Tra poco saranno più 2, ma c'è un'enorme macchia blu che si sta radunando davanti alla base di Impact. Jadon con tutto il suo esercito, frutto della sua potenza economica. Partono tutte queste blatte, qua ci sono gli Infestor che potrebbero bloccare queste blatte.
così è, vediamo chi riuscirà a vincere. Abbiamo blatte 0202 da entrambe le parti, ma il numero di blatte per Jindong è estremamente più alto. Cominciano a cadere i terran, cadono un po' di terran infestati da parte di Impact per aumentare il DPS. Jindong è costretto a tornare indietro, ma guardate la tabella di produzione, 26 blatte in arrivo. Jindong è quasi maxato, non si può dire lo stesso per Impact, che è praticamente 60 supply sotto, tutto frutto della potenza economica. Ecco il motivo per cui è stata saturata la quarta base, per poter veramente tirare fuori tutte le blatte possibili e immaginabili. C'è addirittura il rintanamento per Jindong, per poter micrare meglio le proprie blatte e concedergli di ripristinare la vita più velocemente. Alto ingaggio frontale, ma la differenza di supply è veramente marcata. Le blatte di Jindong sono veramente troppe confronto a quelle di Impact. Impact è costretto a dare il GG e Jindong pareggia i conti, si porta sul 1-1. Partita ineccepibile da parte di Jindong, partita un attimino un po' troppo cauta per Impact, che ha pensato forse più a difendere il vantaggio che a portarsi a casa la partita. Probabilmente avrebbe dovuto insistere di più su questa terza base, perché dal momento che Jindong si è preso questa terza base, d'Impact non è riuscito a fargliela cadere. Jindong ha preso il largo perché con le incom di questa base ha buttato giù la quarta. Con le larve ha cominciato a tirar fuori tutte le blatte possibili e immaginabili, la quinta giusto per avere un vantaggio economico ancora più grande. Impact è rimasto fermo su tre basi che comunque erano tutte produttive, quindi le income c'erano, ma semplicemente è rimasto troppo indietro per quanto riguarda il numero delle larve, perché 5 vivai che producono larve contro 3, la differenza si è vista alla fine, quando Jindong ha potuto praticamente rimaxarsi immediatamente, mentre Impact è rimasto in affanno nel primo ingaggio e poi soprattutto nel secondo, dove è arrivato il GG. 1-1, si andrà al terzo match per stabilire chi passerà alla finale. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, indirizzi email, pagina di Facebook sempre in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video con il terzo ed ultimo match di questa prima semifinale.